È tornato a trovarci il nostro avvocato Manuela Maccaroni, perché vi ricordo che potete scrivere alla nostra mail, il cui indirizzo è dettofatto@rai.it, e segnalarci le vostre storie. Una di queste ve la leggo in questo momento. Buongiorno, sono separata e ho due figli minorenni. Io e il mio ex compagno per 20 anni abbiamo vissuto nella casa di sua proprietà, dove sono rimasta a vivere dopo la separazione. Ora lui vorrebbe tornarci a vivere da single, ma questa casa è piena di ricordi sia per me che per i ragazzi. Come ex coppia di fatto, posso rivendicare il mio diritto a rimanere a vivere qui? Grazie, Lucia. Allora io chiedo al nostro avvocato che cosa possiamo rispondere a Lucia. Tanto bentrovati. Bentornata. Grazie. Allora, Lucia ha detto una cosa importante, perché le coppie di fatto adesso sono sicuramente tutelate, ci sono anche le unioni civili. Chi decide di non adempiere tecnicamente all'unione civile e non si sposa, sicuramente è importante che si sappia che diritti ha. Certo. In questa casa lei non ha nessun tipo di diritto, lo ha solamente perché affidataria prevalente dei figli, quindi collocataria dei figli. Quindi la casa segue i figli, sia che siano coppie di fatto, sia che siano coppie riconosciute, sia che siano coppie unite civilmente con l'unione di fatto. Se un figlio sta nella casa coniugale o casa familiare, perché questa si chiama casa familiare, la casa segue i figli. Quindi Lucia potrà avere la casa in virtù del fatto che ci sono i figli come collocataria prevalente, come accade sempre più spesso, appunto, che le mamme abbiano il collocamento prevalente dei figli. Avvocato, a chi si deve rivolgere la nostra Lucia perché vengano in qualche maniera rispettati i suoi diritti e quelli dei suoi figli, insomma, rimanere in quella casa? Deve rivolgersi al tribunale civile, perché comunque le unioni civili oppure le unioni di fatto, e quindi anche i matrimoni, a questo punto sono tutte quante regolate dal tribunale civile. Il tribunale civile deciderà quale dei due genitori è più pertinente, tecnicamente è sempre la mamma, anche perché comunque con la nuova legge dell'affidamento condiviso è la mamma sempre più prevalente come collocataria, e quindi il giudice deciderà per l'assegnazione della casa alla mamma. Potrà fare, e dico anche un'altra chicca tecnica, sulla casa, dopo che ha avuto l'assegnazione, può a livello notarile può mettere una sorta di ipoteca, che appunto significa che il padre, se dovesse decidere di venderla, non lo può fare perché c'è una trascrizione pregiudizievole sulla casa. Questa è un'altra cosa importante. Anche se in termini, diciamo, di tempo trascorso in questa casa, per esempio Lucia ci ha vissuto per 20 anni in questa casa, questo in qualche maniera va ad ottenere, si riescono ad ottenere dei diritti in più rispetto al tempo trascorso in un'abitazione? Beh, guarda Bianca, allora ricordiamo sempre, se parliamo sempre di casa, è sempre quello che è solo legato ai figli, perché la pertinenza della casa è di lui, che è il proprietario della casa. Certo. Se non ci fossero i figli, no. Invece, proprio perché c'è sicuramente l'obbligo di assistenza familiare, lui dovrà provvedere ai figli e dovrà lasciare la casa all'ex compagna, appunto, che la vivrà con i figli. Tecnicamente questa donna però, dal punto di vista suo, ha la legge dalla sua parte solo per l'obbligo di alimenti che lui deve avere. Allora distinguiamo: l'obbligo di mantenimento è quello che l'uomo deve dare nel caso di separazione ad una donna che non è in grado di provvedere economicamente in modo autonomo al suo mantenimento. Invece gli alimenti sono quelli pure che l'uomo o la donna devono dare anche nel caso di divorzio, in cui l'altra persona che è stata sposata si versa in uno stato di difficoltà, e quindi l'alimento è proprio la base per poter sopravvivere, addirittura se la persona che deve provvedere si è risposato, ma quella che invece è nello stato di difficoltà non ha nessun tipo di compagno o persona appunto nuova di coniugio. Ecco. Allora io vorrei parlare di un fatto di cronaca, perché proprio a Caserta è successo proprio questo, cioè io vi voglio leggere questo articolo. Marito sfrattato per dare casa all'ex e ai figli, non vuole andarsene, caos e botte, arrivano i carabinieri. Praticamente ci sono due persone che ovviamente si separano, al momento della separazione l'abitazione familiare viene destinata alla moglie con i 3 figli, ma da quel momento nasce che cosa? Nasce una guerra proprio di posizione, perché l'ex marito non vuole lasciare la sua casa e quindi anzi a un certo punto fa arrivare sua madre a vivere con l'ex moglie, che invece se ne va e finisce in un bed and breakfast.
basta. Insomma, avvocato, in questo caso come si può intervenire? Allora, guarda Bianca, questo è un caso che è un caso particolare, nel senso che comunque è vero, la casa viene affidata, appunto assegnata al genitore collocatario. Allora, in questo caso io vedo che questo signore non è adeguato come padre, perché sicuramente mette i suoi figli in una condizione così precaria, in una situazione così negativa da poter arrivare carabinieri, sfratti, e sicuramente bisognerà, se ci sono figli minori, valutarlo anche ai fini della capacità genitoriale, anche per togliergli proprio, come diciamo sempre, la potestà genitoriale, potestà barra responsabilità genitoriale. Ma in questo caso ha commesso anche un reato, perché l'articolo 388 del codice penale dice che nel momento in cui c'è un provvedimento dell'autorità giudiziaria va eseguita, quindi se lui va contro quello che è stato il provvedimento definito dal giudice, sta andando contro legge e quindi sicuramente verrà sanzionato anche dal punto di vista penale. La moglie otterrà poi la reintegra nel possesso dell'appartamento, facendo anche un ricorso autonomo nel caso in cui lui dovesse continuare ad occuparlo. Ragazzi, avete delle domande? Sì, sì Bianca, una domanda per l'avvocato, e penso ai figli naturalmente, e mi chiedo, avvocato, ma i figli che nascono fuori da un vincolo di matrimonio hanno gli stessi diritti dei figli legittimi, e se sì oppure no, quali sono le macro differenze? Ecco, guarda, questa è una bellissima domanda, perché prima del 2016 il figlio nato fuori dal matrimonio, che era anche riconosciuto perché portava comunque il cognome del padre, non aveva gli stessi diritti ereditari. Noi facevamo un ricorso al Tribunale per i minorenni, ai sensi dell'articolo 284, un vero e proprio ricorso in cui il figlio veniva legittimato, si chiama così la parola, perché il figlio nato dal matrimonio era già legittimo, il figlio riconosciuto non era legittimo e otteneva lo stesso diritto di legittimato nel caso in cui appunto ci fosse un ricorso al Tribunale per i minorenni. Nel 2000, quindi c'erano figli di serie A e figli di serie B. Nel 2016 finalmente c'è stata questa equiparazione, e quindi già il riconoscimento ti dà questa equiparazione. Addirittura, voglio dire ancora di più, il figlio che non era legittimato non aveva gli stessi diritti ereditari né rapporti con gli ascendenti, quindi con i nonni e con i cugini. Quindi significava, era una cosa che sapevano in pochissimi, quando lo scoprivano venivano a fare il ricorso al Tribunale per i minorenni. Comunque era una cosa molto grave, figli di serie A e di serie B, che ora, e per fortuna si è risolta. John, hai una domanda? Sì, riguardo sempre la separazione, negli anni passati, comunque quando ero bambino me lo ricordo, in un caso di separazione si tendeva ad affidare sempre il bambino e i bambini alla mamma, e la mamma rimaneva nella casa in cui stanno crescendo i figli. Ma oggi che siamo nel 2021, sono cambiate le cose o si tende sempre a fare così? Guarda, anche questa è una bellissima domanda, Jonathan. Adesso, prima c'era l'affidamento che diciamo era quello prevalente per la mamma, e c'era l'affidamento esclusivo addirittura della mamma, che decideva buono e cattivo tempo. Invece dopo c'è stata appunto la riforma, quindi la legge sull'affidamento condiviso, che dice che tutti e due i genitori devono condividere la responsabilità genitoriale e devono partecipare alle scelte del figlio. L'affidamento è una cosa, il collocamento invece rimane sempre dato alla madre, perché sempre si ritiene più idonea. Secondo me ci sono tanti casi in cui alla fine, siccome la nostra burocrazia è molto lunga, al termine dell'iter processuale magari si scopre che non è una madre adeguata, e quindi dovrebbero essere più stretti i tempi per poter decidere. Però adesso ancora viene dato il collocamento prevalente alla madre, anche se l'affidamento è comunque condiviso, quindi devono decidere insieme. Però un conto è sulla carta e un conto purtroppo è quello che accade normalmente. Ovviamente noi ringraziamo il nostro avvocato Manuela Maccaroni per, come sempre, i suoi preziosissimi consigli. Ci vediamo con te la prossima settimana.